ragazzi. Continuavo a schiacciare tasti, ma era già registrata la batteria. Pinaxa! Sai quegli errori? Aspetta che tiriamo subito dentro Pino. Potevo premere quanto volevo e dicevo, ma come mai non succede niente? Perché era già registrata, adesso non lo è più. Pino! Uè. Quando, sai quando metti una roba e non ti accorgi che è in bypass e continui a muoverla e dici ma eppure ti sembra che stia facendo qualcosa? E quello è il discorso del video dell'altro giorno, no? Non ero in input, cioè ero così, capito? Guarda, e c'era l'input, era rhythm e io perché, continuavo a schiacciare perché... qui e dicevo esatto. Adesso lo metto in input e di colpo è tutto diverso, tipo. No, ma è il discorso che facevamo l'altro giorno, no? Che il vedere condiziona anche il sentire. Sì, ma adesso a un certo punto non mi stava più condizionando perché continuavo a schiacciare. Ho messo addirittura sì. Ho messo tutto in mute. Guarda, ho messo tutto in mute. E suonava sempre tutto. E continuava a suonare tutto. Madonna. Adesso sono in qualche modalità blu, vediamo. Comunque, oh, senti così, scusa, eh. Senti sta roba, via tutto ciò che non ce ne frega niente. Facciamo un pattern proprio semplicissimo. Aspetta che vado in play. Ecco qua, cassa in quattro alla vecchia. Aspetta che mi ricordo quello che mi ricordo ancora. Esatto, un giro solo. Vediamo se funziona innanzitutto. Esatto, fammi anche mettere in mute il rullante. Volevo solo farti sentire una roba. Tac, mute... Sono in una modalità che non capisco. Play, mute, ecco fatto. Vai, play. Beh, la cassa è un po', diciamo, un po' esagerata. Aspetta un secondo. Ecco. Volevo ricordarti la potenza dell'Avalon. Cioè che ogni volta che lo sento... Cioè, filtro... Guarda, filtro Sam. Che se lo togli non suona più, ovviamente. E poi filtro interno. Come suona? Oh? Comunque tu praticamente... Aspetta, senti qui. Senti il mitico. Che devo ancora togliergli... Devo ancora cioè, secondo me suona meglio senza, cioè, con i condensatori. Cioè, perché è scuro, vabbè, in effetti. Non puoi dire così, dai. Basta chiudere il filtro, uguale, no? I condensatori servono... Ma scusa, senti, filtro aperto al massimo. Cioè, non è che suona scuro. No. Ok, però boh, non lo so se hanno ammesso questo errore. Bisogna... No. Il problema è che per fare certi suoni del Prophet 5, quelli super chiari, tipo anni ottantissima, non ci arriva. Perché come vedi, guarda, cioè adesso sono perché il volume è basso. Non so perché il volume è basso. Prophet 5, vabbè, comunque quello che è. Se... Ah, perché la risonanza. Ecco, questo è il massimo, capito? In effetti non è
zanzare. No, ma guarda, cioè, dipende, conviene che lo metti a posto, capito? Sì, però non si, quando manderanno una motherboard senza che io glielo debba rimandare indietro. Ascolta, dicevo, dopo... Aspetta, diciamolo anche per la gente. Praticamente, il Prophet 5, cosa è successo? Grande anticipazione, Prophet 5 che esce all'ultimo... Anzi, con già 195 Prophet 5 prodotti e distribuiti e 140 Prophet 10, Dave Smith si sveglia e dice che a causa del fatto che non ci sente più da tanti anni perché ha ascoltato troppa musica rock, si è sbagliato e non suona come proprio. Aspetta, prima c'è stato un video su YouTube di confronto sì. col 3.2. Esatto, di fronte a un video in cui si capiva chiaramente che non suonava Bright nella stessa maniera di un Prophet 5, Dave Smith deve ammettere che ha sbagliato e ha messo due condensatori di troppo e che togliendo e dissaldando quei due condensatori di colpo suonerà esattamente come un Prophet 5. Ora, in realtà non è così, in realtà quando hanno fatto la scheda madre dove quei due condensatori cioè, erano progettati per esserci, No, ma Johnin, avevano... scusa un attimo, lo fermo prima che mi dimentico. Lui dice che durante il Covid l'unico responsabile del suono era Dave Smith. Era Sì, lui. perché era l'unico ad andare in ufficio. Esatto, cioè siamo E alla quindi, follia. però cosa succede? A volte quando si fanno le piastre madri si mettono più opzioni e poi dopo Certo. si accorgono che non tutto serve. Per cui in realtà questi condensatori non andavano proprio montati. Certo. Tanto è vero che molte demo che sono su YouTube, che sono le macchine date in beta agli YouTuber per preparare le recensioni, non avevano questo problema. Sono quelli di produzione dalla 1 in poi. Che hanno montato per Il sbaglio problema questi nasce, il vero condensatori. problema nasce nel mio caso è che loro non ti offrono appunto di mandarti la piastra madre e di spedire indietro la tua successivamente, ma vogliono che tu gli spedisci la tua perché in poche parole hanno scarsità di piastra madre. Questa roba qui sarà un problema non solo con me, ma con gli altre 195 persone a cui l'hanno venduto, perché non vedo quando dopo aver speso $3.500 tu ti metti a... Capito? A non avere più la tua macchina, anche solo fosse per un'ora o per un giorno o per 3-4 giorni, solo perché loro non hanno abbastanza piastre madri. Perciò, vabbè, vedremo. Sicuramente quello che faranno è che ne produrranno un po' di più, cioè cercheranno di accelerare adesso in modo da avere un ricambio per le persone che dovranno sostituirla, perché è inaccettabile che dopo che uno spende $3.500 gliela deve anche rimandare indietro per un errore fatto da loro, capito? Sì, e pensa anche a loro quanto costerà questa cosa qui, eh? Questo è per loro il Nel problema. senso, per un errore del Un genere. errore. Beh, sai, costerà, ma neanche tanto. Perché se allora è per quello che loro stanno cercando di minimizzare e di fare così, no? Perché se tu gli mandi la piastra madre, loro fanno la modifica, la mettono in un altro. Alla fine non ci perdono niente, perdono solo il costo. Quanto vuoi metterci a dissaldare due condensatori? 5 minuti forse, ma neanche, no? Sì, però anche solo di corrieri, Shipping, ho spedizioni, capito, logistica. costa, metti $50, andata e ritorno. Per 100 quanto fa? Anzi, per 195 200. per 195, 105.000, 10.000. Ho capito, ma cosa sono $10.000 per un synth che costa 3.500 e ne hanno già venduti 200 e ne venderanno 2.000 almeno, capito? Tu l'hai provato il nuovo New Gen che ci scrive Giannin? No, perché in realtà ho già i riverberi, quelli surround Atmos della Exponential Audio, quelli Stratus 3D e Symphony 3D, per cui questo non li ho provati, perché dopo aver preso anche Neo Verb direi che basta, cioè veramente, però sarà sicuramente Dice bello, cioè. Epica e Recaccia, che non riesco a pronunciare. Io invece stamattina stavo pensando di vendere il Launchpad Mini su eBay per pagarmi una pizza. È vero, cioè. E no, sai cosa volevo dire? Volevo dire che ho avuto praticamente settimana scorsa, non ci siamo visti perché ho avuto la febbre, sono entrato nell'incubo del Covid, tampone esatto. e quindi niente, però fortunatamente sono negativo, e anche se io sono sempre positivo nella vita, stavolta Esatto, e quello è il problema. negativo. E invece questa settimana ho avuto l'altro ieri la disavventura del monitor. Perché mi si è rotto, Ah, sì. flickerava il monitor grande, no? E ho provato a lavorare un giorno col monitor davanti e non c'è, cioè, praticamente faccio vedere.
da 65 pollici attaccato alla parete in modo da non avere il monitor. Beh, comunque guarda che tutte le cose non vengono per... Ma tutti gli errori non vengono... Cioè, insomma, è molto meglio così. Prima non so come facevi andare a 1920 per... Cioè, era troppo grande. No, sì, è vero. Però la cosa che mi gasa è la perfezione adesso dell'incastro tra i due monitor, che sono proprio, cioè, esteticamente... Diciamo e che la verità... Cosa noti? Che se ce ne fossero due uguali sarebbe ancora più bello. Ma poi viene troppo alto, no? Diventa... Però, e poi cosa noti? Ti ricordi che c'era il cavo HDMI? Ah, è vero! Cavo? E come fa? L'ho passato nella canalina morendo, però... Ah, ecco, difatti, è stata dura! Adesso arriva dietro, per cui siamo ritornati all'ordine estremo che mi caratterizza. Così per è bello, è tutto bello. E adesso lavoro a 2560 per 1440. Che è perfetto, dai, proprio perfetto. Anche quella se devo distanza. Dirti che per assurdo più pixel hai, più devi muovere il mouse. Eh beh sì, ma difatti il problema, la grande facilità con cui col Kensington cambi anche quei parametri lì, cioè il fatto di reagire in maniera diversa agli high DPI, quella roba è un'altra cosa bella dal trackball. Perché comunque in un secondo con l'accelerazione, no? Più... il fatto che gestisci gli IDPI, io non ho mai quel problema. Mentre in effetti col mouse è un po' più un problema. Però basta che metti un po' più veloce il mouse, però diventi un po' meno preciso, in realtà, no? No, ma adesso ho trovato già il settaggio, i colori sono molto belli. L'unico colore che non è come prima è il rosso, che è leggermente diverso. Però, vabbè, chi se ne frega, non so neanche come cambiarlo. Come si fa a cambiare il rosso? Non si può. Devi andare nella calibrazione dello schermo, no? Nel display. Sì, ma poi rischi di sputtanare altri colori. No, potresti fare, sai cosa? Una calibrazione di quella proprio Apple Software, che comunque non è brutta, cioè, considerando che non è che devi fare domani Photoshop tutto il giorno. Però io l'ho fatta una volta, non è male, la procedura. Ti dicono di fare delle cose, di mettere al no, buio. No, ma l'ho fatta mille volte quando avevo comprato lo Spider anche per tagliare il monitor, che mi ero intrippato col video. Perché non fai lo prendi lo Spider? Sì, tra l'altro mi è arrivato anche l'offerta, però diciamo avere Pro Tools con i colori taratissimi è un po' da matti. Comunque non ti ho detto una cosa, l'ho tenuta per il live, un colpo mitico ho fatto, senti questa. Tu sai, io non lo conoscevo, cioè me lo ricordo ancora quando era solo un negozio. Cacchio, Music Store è diventato una potenza. Aspetta, non ti vedo più. Music ti ho Store. Perso un attimo, dicevi... Dicevo, Music Store è diventato una potenza. Ti ricordi che una volta era solo un negozio in Germania? Adesso è diventato certo, una... no, ma certo che sono una potenza, cioè... perché loro hanno comprato DV247, quello inglese. Ah, ecco, perché fa concorrenza, tipo quasi, non dico a Thomann, però insomma è un po' tipo così. Oh, sai cosa ho fatto? Erano gli unici in tutto il mondo ad avere un, purtroppo nero non blu, un Udo Super Six, ce l'avevano. Tra l'altro a 2000 euro, 2400 dollari, cioè 400 dollari in meno di quello che lo vendono in America, l'ho comprato, basta. Bam. Capito? Dall'Europa? Sì, dall'Europa, ci mette una settimana, arriva con gli import duties, però non ce l'ha nessuno nel mondo, a parte Cosma che ci ha fatto i suoni e altri 3 o 4. Si vede che saranno i primi e Music Store fa la guerra pure a Thomann, capito? Neanche Thomann no, ma Music Store, io ti ho comprato diverse cose a Music Store, secondo me sono anche meglio di Thomann. Ah, ecco, cose. Perché cioè, gli unici al mondo ad averlo in stock. E tra l'altro è no, ma poi in stock. Loro hanno comprato DV247, era il più grosso negozio inglese, e l'hanno comprato loro, ricordo. Per cui... Comunque, no, invece Gionina adesso mi sta intrigando con sto riverbero. È tutto, c'è scritto che è fatto apposta per Dolby Atmos. Tu che pensi lo solo provo, Dolby dai, Atmos? Lo provo. E, sì, un altro riverbero che si aggiunge ai 200.000. Cioè, ma quando sono dischi storici fatti neanche con un riverbero, cioè con zero riverberi, o con un plate o con una chamber, invece noi ne abbiamo 1000. Cos'altro volevo dirti di novità, di cose che ho provato? Io adesso sto pensando che voglio attaccare un bel... la mia pedaliera, questa, al Prophet, perché il Prophet, non avendo gli effetti ed essendo così puro come oscillatori, appena ci metti, capito, un riverbero, un effetto, diventa fantastico, no? Ancora più bello. No, perciò... ma io devo dirti, ecco cosa volevo dirti prima, che dopo Billie Eilish che ha fatto l'album in camera da letto, sì, tu stai facendo lo studio sul letto, sì, che sì, è sì, ancora oltre, capito? Scusa, guarda che l'Avalon è... cioè, è una di quelle cose che non vendrà mai. Io sono così contento di aver venduto il Mugwana, invece. Cioè, che tra l'altro non è ancora partito, perché l'ho venduto, ma è qui, no? Ti ho mandato la foto, l'hai vista ieri sera. Sì, sì. Tra l'altro,
pensa, cioè, la sicurezza del mio quartiere, no? Cioè, un Mugwanda a $6,000 fuori dalla porta di notte. Se uno passa. Cioè, l'ha lasciato fuori dalla porta di notte. Certo, perché l'UPS viene oggi a prenderlo, no? Perciò. Vabbè, lo lasci fuori, ti fai suonare, glielo dai. No, io faccio sempre così, lascio sempre la forza. Sai quanta roba c'era qua fuori ultimamente? Comunque mi sento sollevato, perché a sapere, allora, ripeto, non è una critica, ci sono delle persone a cui piacerà molto il Mugwan, però il problema è che la pasta sonora di base non è al pari di un Memory Moog e non è nemmeno al pari di un Prophet 5, cioè, anche se è difficile paragonarli, ma molta gente li sta paragonando adesso, e in più invece è riuscitissima l'interfaccia utente, però io, a me l'interfaccia utente sinceramente più tanto non mi interessava, mi interessava il suono originale. Il primo che fa, pensa se Behringer dopo l'Arp 2006 fa il Memory Moog. Cioè, se fa il Memory Moog, capito? Sai che invece, a proposito di ARP 2006, ho visto oggi, mm-hmm, è arrivata una pubblicità di questa ditta che fa l'ARP 2006 clone True All, pazzesco, con anche il sequencer dell'ARP. Ora ti dico come si chiama. Ma no, ma è una ditta inglese che lo fa da tantissimo tempo, mi sembra, o no? O aspetta, è una roba nuova. Adesso ti dico il nome. Io impazzisco. Eccolo qua, Antonus si chiama, Antonus. Antonus, me la ricordo, aspetta che la guardo. Antonus. Eccola qua, Antonus 2006, ma sai che no, forse non l'avevo mai vista? Fammi vedere una. Sì, questa è nella Madonna, bellissimo. Ma quanto costa? Una follia? 3.000 sterline. Ah, vabbè, il Korg costava 3.009, no? Quanto? 3.006? Sì, 3.000 più 1.400... il coperchio che fa da sequencer, che l'ARP è bello però, beh, fatto benissimo, sarebbe, che bello. Dice praticamente there are no SMD components in the audio circuitry. Bellissimo, sì. Antonus.com, pazzesco, che bello che è, proprio fatto bene. Proprio il clone. Tra l'altro, volendo, esatto, uno non si prende neanche il sequencer e comunque non costa poi così tanto, no? €2,640. No, infatti. Se ci pensi non è tanto, è meno del Korg. Magari questo suona pure, però dice reinterpretation, vabbè, magari è un po' diverso. Comunque, secondo me, alla fine il Behringer sarà quello che suonerà più giusto, con €600. Oh, il Novation FX arriva oggi, eh. Oggi arriva il Novation AFX, la nuova versione, quella fatta da FX Twin. Eccolo qui, guardate, ce l'ho, sto aspettando, ho il tracking pronto. Non vedo l'ora di provarlo. C'è anche un clone chiamato TTSH, ma dai. Vediamolo. Madonna, c'è ancora il GRP A4, costa 4.500 sterline. TTSH 2006, eccolo qua, sto guardando. Ah, cos'è? Dove è fatto? Ma l'ho trovato usato 2006 questo TTSH. Questo non lo conoscevo. Sembrerebbe per una roba fatta in Cina, questa qui, non so. No, quest'altra. Questa è un'altra cosa. Questa qui, ZTE TTSH 2006. Lo conoscevi questo? No, però questo l'Antonus è un altro. No, certo, è un altro. Questo è un altro ancora. Vediamo la reviews Wowzers Inspector Gadget, cioè, okay. Ah, comunque l'ARP 2006 fatto dalla Korg lo vendono usato a $8,700, mi sembra un po' esagerato, considerando ma fa schifo, dai. Sì, cioè, non era proprio uguale, dai, soprattutto i filtri, le cose. Invece, se uno vuol comprarsi un bel convertitore, c'è un nuovo Prism. Esatto. Che con 64 canali costa 40.000 sterline, ma sono matti. Cioè, ma pensano veramente che siamo ancora negli... Siamo ancora e non ti sento più per un secondo. Non ti sento più, Pino. Pino? Sai che non ti sento? Non ti sento. Non sento la tua voce.
ti metto giù e ti richiamo. Pinaxa, o oh, forse è un problema mio. Eccoti, ecco, ti sento. Com'era il nuovo Prisma? Cos'era la battuta? No, che dice no. costa meno dei competitor, no? 40.000, cioè per un convertitore mi sembra... Cioè, ricordatevi che il miglior convertitore è il non convertitore, che esatto, costa zero praticamente. No, ma poi voglio dire, allora, non ho dubbi che, anche se non sono mai stato un fan per il suono, la D8, no, il DA8, su come si chiamava, il sistema, quello precedente, era comunque un sistema top al mondo. Però ormai, con il migliorio incredibile dei chip a basso prezzo, e anche con convertitori in cui la parte analogica, che è la cosa più importante poi del convertitore, ormai è fatta bene, no? Perciò a partire dal Symphony, che di certo non è un top top, cioè quell'alto livello lì, però quando con una Symphony, sì, no, Jonin, però se il sistema lo vuoi fare bene costa 40.000, cioè configurato giusto, insomma, con quant'era? Vedi, le card sono 1650, esatto, per 8 canali o di ingresso o di uscita. O di uscita, esatto. Quindi perciò, se vuoi 16 devi fare già 1650 3.300 per in out di 8. Se ne vuoi 32, esatto, devi fare... Quindi se fai per 8 quanto fa? Viene fuori 3 per 4, 3, 6, 9, no, 12. Per 8? No, 32. 32. 3.300 sono 8 canali. Sì, esatto, per 4. Io parlo di 64 ah, canali. Ah, vabbè, 64, però chi è che al giorno d'oggi prende 64 canali? Dai. No, però dico, se lo vuoi 64, beh, ma questo è il concetto di avere però, un convertitore multi-room. Però diciamo che costa circa 20.000-21.000 euro per 32 canali. È un po', esatto, tantino, che è un po' tantino. Quando, per esempio, non per paragonarlo, ma la mia Symphony Mark II costa quanto? 9.000? Neanche, sì, 8.000, meno della metà. Sì. Sfido chiunque in un ascolto tarato a sentire la differenza, è impossibile. E no, soprattutto, e anche se sentisse la differenza, a dirmi che la differenza è più dell'1,5% rispetto Ma a tutto il neanche, resto che c'è neanche. all'interno, cioè rispetto alle casse, all'artista, alla canzone, all'outboard usato, cioè al No, dai, è microfono. la follia. Cioè, loro hanno fatto qualcosa per gli studi grossi che magari vogliono condividere Ma l'outboard, e vogliono condividere. continuare poi anche magari a aggiornare la DA8, no, che avevano. E dicono adesso c'è questa, ma no, poi ci sta, e poi anche quella no è Dante, no, a tutte le È interfacce, tutto Dante Pro Tools, cioè giustamente anche Prism deve avere la sua, come si dice, quella della flagship. la sua Focusrite, la sua Esatto. Sound Grid, il suo, come si dice, quello del Pro Tools, Matrix Studio, Matrix capito? Studio. Esatto. Ecco, per Però esempio, Matrix Studio è una bella soluzione, voglio dire, che sì, costa perché comunque tanto anche quella. hai convertitori di AD Che e potrebbero ha due pre addirittura, microfonici. scusami, che sulla carta dovrebbero pure essere meglio del Prism. Esatto, esatto. Cioè. Poi la cosa interessante è che ha già il software e l'hardware di speaker management, Certo. che fa tipo Trinov, già internamente. E quindi fa anche da monitor controller, fa Ah, perché da fa addirittura la Dante. correzione tipo Sì, Trinov? sì, sì. Non lo Sì. sapevo. Ma scusa, però non potrà mai essere a livello di Trinov, di algoritmi e soprattutto di capsula, no? Cioè di tripla capsula di microfono, perché là il Trinov, la Non vera... so, però so solo che per la Matrix normale è un'opzione questa qui che costa un pacco di soldi ed è già nella Matrix Certo, Studio. non lo sapevo, Per penso cui, che c'era anche la sì. correzione, ma dai, Fa pazzesco. anche la correzione delle casse e in più ha ADAT, 16 canali più due microfoniche, più uscite. Pazzesco. No, è macchina Bella, stupenda, sì. secondo me, centrata. Ma tu dici, scusa, stai parlando di quella piccola, di quella una unità? Matrix Studio, sì, Sì. quella che abbiamo visto al NAMM. Ma a me è quella ogni volta, ti ricordi? Non me l'hai fatta comprare tu? Io ho detto, ma perché non me la Ma fai chi? comprare invece dell'HDI Ma Home? dai, già Vabbè, compri già troppa roba, dai, ma io davo incidenti. via l'HDI Home, l'avrei presa. Ma guarda, sei invidioso, sei, cavolo. Ma che invidioso, ma che stai dicendo? Non ti serve, hai già Però sarebbe stata 800. carina. Poi non ha, mi sa che non ha neanche il fan dentro, no? Quello. O comunque è un fan quasi silenziosissimo. Ecco, no, la cosa interessante della Prisma, hai visto? È che non ha il fan, che non so come facciano. Sì. Sì, però dice che devi Cos'è la nuova lasciare. scheda per Pro Tools di Eventide? Cos'è la nuova scheda per Pro Sì, Tools? per l'H9000. Ciao Luca, è Luca Valsiglio. E sì, praticamente l'H9000 che in realtà con queste schede di espansione
può diventare come un'interfaccia a 32 canali per Pro Tools. Ah, ok. E questi 32 canali possono essere sia girati ai processori interni, ai convertitori, agli I.O. Infatti questa modalità si chiama Direct I.O., che ti permette di usare come interfaccia, no? È molto bello. Io avevo anche valutato di comprarlo, l'H9000, quello a rec senza pannello. Me lo volevano portare qui, ti ricordi? Volevano portarmelo, però ho detto meglio che non me lo portate, sennò poi va a finire che me lo compro. Però posso dirti, alla fine è come avere... Io sto finalmente, dopo anni, Pino, che ho comprato l'H9, lo sto usando di brutto. Ma l'H9 è eccezionale, e tutti gli algoritmi che sono dentro l'H9000 sono l'H9, no? Cioè, sono 16 H9, ecco. Praticamente. Comunque, devo dirti che ho comprato, no, con l'iPhone, sai che ce l'hai anche tu l'H9, mi sembra. Sì, sì. No, io ho i plugin quelli per poter... Ah, no, però io compro, però è diverso, eh? Cioè, sì, è uguale, però la figata di avere sull'iPhone l'editor, e io compro in continuazione i nuovi algoritmi, è attaccato all'uscita del MIDI Mini, capito, che gli entra in mono ed esce in stereo, ti dico... Dovrei comprarmene un altro per il Prophet. È pazzesco. Cioè... No, ma è la... Ti dico la qualità... Daniele Torassa, mi vergogno della domanda, che ne pensate del suono della Focusrite Claret 4Pre? Sai che io non l'ho mai provata in vita mia. Ma guarda che i pre ormai vanno tutti bene, dai. Non è... Sì. Cioè, non è quello il problema, dai. Non va benissimo anche la Focusrite Claret 4 Pre, va benissimo, attaccagli un bel microfono e vedrai che va bene. Tra l'altro, hai visto che la Sony rifà il C800G? Sì, $10,800, ormai sì. Sempre... Ma tu sai che io ho fatto l'errore della mia vita a non comprarlo a 4 di... milioni di lire. È vero, quello di industria. Di Stonehenge. Ah, di Stonehenge. 4 perché milioni di quando lire. Quando ce l'aveva industria, chi l'ha comprato poi, L'ha comprato, forse ce l'ha Raffa, Stefani. Ah. E... Beh. Pensa che io non voglio dire che sono stato il primo in Italia a prendere quel microfono lì, ma invece sì, lo dico. Comunque era mitico. Ti ricordi quando l'abbiamo fatto comprare a Lorenzo e si rompeva sempre? Si rompe sempre quel perché microfono. Perché i primi no, ma quelli dopo avevano il problema che avevano la valvola che dopo un po' calda. Partiva. Sì. E quello anche l'SM7 alla Shure in Italia l'ho fatto importare io perché non ce l'avevo, non sapevo neanche, gli ho detto a Mauro di Lachi, Mauro ma c'è sto microfono SM7, lui fa chiamo la Shure e non ce l'aveva neanche. C'è qualcuno che batte. Chi batte? Ciao Elia. Ops. In private, ok. Va bene, è il momento allora di chiudere la nostra conversazione, Pino. Sì, dai, facciamo... Ci vediamo giovedì prossimo, cioè venerdì prossimo. Venerdì prossimo, con sì. Con una lunga conversazione. Va bene. Va bene, dai. Oh, un saluto a tutti. Saluta Pino. Così. Ciao Pino. Ciao Elia. Guarda, il dovere di padre mi chiama e il dovere di fonico di Pino lo chiama. No, aspetta, organizziamo il mix in diretta, è vero, mi ero dimenticato. Dobbiamo farlo non settimana prossima che sono incasinatissimi, sì. Ma fra 2 settimane magari lo organizziamo. Va bene, dai. Allora io sono pronto, quando vuoi sono pronto. Esatto, che calcolo la situazione tecnica su Twitch, capito? Così posso fare tutto io da qua e essere tutti e due interfacciati. No, perché poi mi cambi i suoni mentre te li mando e tu li cambi. Dai. Vai. Oh, ragazzi, un saluto. Ciao. Grazie, Pino. Ciao. Ciao. Ciao, 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 ragazzi. Noi ci vediamo martedì con Canova Speed Date. Ciao, ragazzi.